Unghie sbeccate in punta, sollevamenti e rotture. A quante di voi è già successa una cosa simile? Le cause di questi problemi possono essere tre: preparazione errata del trattamento, esecuzione errata del trattamento, oppure semplicemente la lamina naturale che stiamo trattando ha bisogno di maggiore struttura. Non tutte le lamine sono adatte al trattamento semipermanente rinforzato classico. Ecco perché è nato il semipermanente rinforzato integrato. Come prima cosa, rimuoviamo tutto il prodotto residuo non più aderente. In questo caso sto utilizzando la mia punta hard che trovate sul sito leunghiedimicol.com. Completo la regolazione del margine libero con la mia lima di grit 100-180 e poi passo alla preparazione della cuticola. Utilizzo il mio kit manicure base. In questo caso sto spingendo la cuticola con punta cono tronco. Dopo sollevo la cuticola con punta gemma ed infine andrò ad aprire definitivamente il canale cuticolare con punta conica diamantata. Trovate tutte queste punte all'interno del mio kit manicure base, sempre sul sito leunghiedimicol.com. Qui vedete la preparazione della lamina e della cuticola al trattamento completate. Quindi è arrivato il momento di applicare i prodotti. Procedo con kit massima aderenza, applicando prima prep e poi bonder. Per questo trattamento è prevista un'integrazione sul margine distale eseguita generalmente con gel acrilico, ma potete sostituire questo prodotto anche con altri costruttori in gel classico. Adesso sto stendendo gel acrilico Milky con il mio pennello per gel acrilico imbevuto del cleaner neutro che trovate sempre sul nostro sito, leunghiedimicol.com. A proposito, se ti piace vedere contenuti come questo, seguimi sul mio profilo Instagram. Tutti i giorni ti porto in salone con me. Una volta conclusa la polimerizzazione di gel acrilico, eseguo una limatura di definizione. Sto utilizzando sempre la mia lima di grit 100-180. Qui vedete limata l'integrazione di gel acrilico che diventa praticamente invisibile. La spiegazione dettagliata di questa procedura è spiegata all'interno di una masterclass del mio corso tecnico completo. In questo momento siamo in promozione. Scrivimi in privato per ricevere tutte le informazioni riguardo i corsi. È il momento della cuticola in eccesso. Con la mia forbice Stalex firmata Le Unghie di Micol, taglio la cuticola in eccesso e finalmente la elimino per sempre. O meglio, fino al mese prossimo, ovviamente. Adesso levigo la zona periungueale con il mio kit di manicura avanzata. Qui sto utilizzando punta ball e poi luciderò tutta la zona con punta in silicone. Ora, se fino adesso hai trovato il trattamento interessante, clicca sul cuore e lasciami un like, grazie! Siamo prontissimi per applicare Base Rubber Milky. Lo faccio con la mia tecnica di stesura per il semipermanente rinforzato. È una tecnica che ci garantisce il corretto posizionamento della dorsale. Grazie a questo parametro, le mie unghie saranno più belle da vedere e più durature. Ecco il risultato finale dopo la polimerizzazione di 30 secondi di Base Rubber Milky. Devo dirvi, ragazze, che adoro il suo effetto così naturale e super richiesto in salone. Se piace anche a te, lasciami un commento con scritto: "Io amo Base Rubber Milky". Ora non ci resta che sigillare il trattamento. Per rimanere sempre super naturale e soft, ho scelto Magic Shine Milky, il nostro sigillante senza dispersione e con filtro UV anti-ingiallimento, dalla tonalità lattiginosa super naturale. Poi con pennello perfetto lo porto sotto cuticola. Così ritarderò la comparsa della nuova lamina in fase di ricrescita e allungherò i tempi di rinnovo del trattamento. Ecco il risultato finale. Ricordati di lasciarmi un commento. A te costa pochissimo e a me serve tantissimo. Grazie mille!